Nello studio c'erano chiusi suo padre e un paio di suoi colleghi e litigavano per grossi quantitativi di denaro, se li sta spartiamo in pratica. Questo ragazzo capì dal litigio che da quando era nato, sino a quel giorno, era stato vestito, mangiato, cacato, scusatemi il termine, con i soldi del partito. Questo ragazzo si vergognò, preparò le valigie e quando io l'ho incontrato a Ginevra faceva il lavapiatti. I suoi genitori gli avevano intestate tre ville, da queste parti, anche dalle parti di Gallipoli, roba dei milioni d'euro. Lui se n'era andato a fare il lavapiatti. Capite? Un personaggio di uno spessore umano enorme. Quando mi ha spiegato questo, e lui mi diceva fai una canzone, io avevo problemi a dirgli guarda, una canzone non si può fare sopra questa cosa. Poi all'epoca non avevo ancora l'idea di scrivere un libro. Non sapevo neanche se potevo farlo. Se ne andò. Io dissi tanto domani mi sveglio e non ci penso. Ti svegli e pensi invece. La prima cosa che pensavo era lui, si sì, va bene. Insomma, è stato un callo che mi sono portato dietro per un paio di mesi, poi finita la tournée mi sono messo a scrivere. Grazie anche alla bicicletta, perché lo stratagemma era quello: uscire in bici, tornare a casa e ancora con il sangue che ti circolava a 100-120 cercare di scrivere qualcosa. Il puzzo di sudore non vi dico, ma quello nel libro non lo sentirete, potete stare tranquilli. Ho dovuto scrivere la sua storia, poi ho dovuto anche scavare nei miei ricordi per costruire una storia nel mio territorio, per far capire perché un ragazzo della mia terra se n'è andato via. Non tutti partono per la contingenza, questo era un ragazzo particolare. Poi in quel periodo ho conosciuto anche i figli dei proletari. Era un periodo che con uno scrittore di Parabida, mi sembra, sì, o di Matino, Giuseppe Cristaldi, aveva scritto Un volo di gabbiani e la storia degli operai dell'ENI del reparto 347, 250 operai, ne è rimasto uno. Questi poveri cristi per 40 anni li hanno fatti lavorare in un reparto dove si lavorava il CVM, monomero del clorulvinile. Guardate, è la materia prima con la quale hanno fatto questo tavolo, le sedie su cui siete seduti, è la materia prima per la plastica. Bene, pare che negli anni 70 scoprirono che l'esposizione al CVM procurava il cancro epatico, però nessuno lo diceva in giro. È diventato ufficiale poi negli anni 80. Comunque in questi anni si sono ammalati tutti, ripeto, ne è vivo solo uno. A me è capitato di andare in casa di uno di questi, l'avevano mandato in casa ormai dall'oncologico, aveva la chemio appesa e stava cercando di convincere il figlio ad accettare il suo posto di lavoro. Cioè, avete capito? Questo si era ammalato in fabbrica intendeva lasciare a suo figlio il suo posto di lavoro. E suo figlio diceva, papà, lascia stare sulle medicine, io non stai bueno. Io me ne vado alla Germania, me ne vado alla Svizzera, ma io giù schifo di lavoro, non me lo piglio. C'è giù fare, fra 140 anni la stessa storia con figlio, ma giù fare? Ma sta scherzando, terra del rimorso. Anche questo figlio di un proletario stava interrompendo la catena di terra del rimorso. Gesto molto importante. Poi concludiamo, ho conosciuto i ragazzi del rione Salinella. Loro sono speciali, particolari, no, loro mica sono arrabbiati come a me, loro ormai hanno assunto un modello di vita, uno stile di vita che guarda al bello. Rione Salinella a Taranto è uno dei rioni più popolari dove ci vivono gli operai dell'Ilva, stiamo vicino allo stadio Iacovone, era anche fino a qualche anno fa un quartiere schifoso, Lercio, i muri bruttissimi. Bene, i ragazzi si sono impossessati di questo quartiere. Fanno i flash mob. Pensate, non per fare i fighi o i bulli, no. Si ritrovano in piazza e ai loro coinquilini, ai loro amici chiedono soltanto delle scope, dei rastrelli, delle zappe, delle piante. Loro si sono appropriati dei parchi abbandonati e fanno piantumazione dei fiori, delle piante, le aiuole. Puliscono, ramazzano, cancellano le scritte, le parolacce dei muri e invitano artisti che fanno street art a coprire quegli obbrobri e quindi a rendere il bello alla città. Capite? Hanno investito sul bello. Vi faccio un piccolo passo. Anni fa abbiamo partecipato con Giancarlo De Cataldo, Tarantino,
a tirare su un'opera teatrale. Si intitolava Acido Fenico, era la confessione di un mafioso, di un braccio destro dei fratelli Modeo. In uno di questi passaggi, Carunchio, appunto era il nome, Carunchio diceva: Taranto l'abbiamo costruita noi, ogni mattone della città è nostro, l'abbiamo posato noi, mafiosi, e l'abbiamo fatta brutta, ma così brutta che la gente resti in casa, deve stare in casa la gente, così impara a farsi i cazzi suoi. Capite come era stata concepita Taranto? Questi ragazzi invece stanno cancellando tutto, stanno cancellando l'Ilva, la Sacra Corona Nita, stanno cancellando una mentalità vecchia, una mentalità perdente. Si stanno riappropriando della tarantinità, Taras, Sparta. Sembra strano parlarne in questo modo, ma provate a guardare negli occhi questi ragazzini e capirete quale energia hanno dentro e cosa stanno tirando fuori, il cambiamento. Ma sapete perché? Questi ragazzi non sono andati all'università, forse magari non hanno letto tanti libri, sono stati ossessionati dai numeri della loro città, condannata a restare sempre agli ultimi posti su qualsiasi statistica, dall'Istat al Sole 24 Ore. Su 107 città in Italia li trovi sempre dal centesimo in giù, sempre. Aveva 250.000 abitanti Taranto prima dell'Ilva, 250.000 abitanti. L'Ilva era giunta con la promessa di creare un'area metropolitana, oggi sono 170.000. Fra 6-7 anni saranno meno di 150.000, perché emigreranno drammaticamente, emigreranno. Nessuno sta facendo nulla per aiutarli, niente, è normale. Cosa volete che facciano questi poveri cristi? Non potranno neanche emigrare tutti, perché chi ha 50 anni dove deve andare? Dove deve andare? Quello che succederà lo vedremo, si è già visto. Qui al sud siamo abituati. Ci inducono a cannibalismo, però insomma, finché ci sarà un goccio di solidarietà di cui spesso abbiamo dato prova, insomma, dovremmo vedercelo. Comunque la rinascita sono questi ragazzi, i numeri li hanno fatti crescere, i numeri dei manifesti a morto. Vedete, quando tu guardi un manifesto a morto, poi sono bianchi e neri in modo che il messaggio lo diano subito, ho fatto anche il pubblicitario in vita mia, certe cose da pubblicitario li conosco bene, ma ciò che cerchi subito su un manifesto dopo aver letto il nome e cognome, se non lo conosci vai all'età, è la prima cosa che fai. Bene, questi ragazzi sono abituati a vedere che l'età del morto era sempre inferiore ai 50 anni e lo sanno tutti che quando muori prima dei 50 anni si tratta di tumore o infarto, ma anche l'infarto è legato, diciamo, all'inquinamento, La circolazione ne risente tantissimo della presenza di agenti patogeni nei vasi sanguigni, cazzatura. Quindi, ragazzi, voi immaginate, sti ragazzi sono stati cresciuti dall'abominio di questi numeri. O diventavano delle bestie, dei terroristi, oppure investivano sul bello, ed è quello che hanno fatto. Questi sono cambiamenti antropologici, e poi non dimentichiamoci di essere terroni. Noi viviamo in una terra che è un luogo comune, è un non luogo, fatalismo, vagabondi, non pagate le tasse, non lavorate. Quando vi dicono i terroni non lavorano, sbattiteli i musi a facennar vero d'olia, così capiscono cosa vuol dire lavorare un albero di oliva. L'oliva è una pianta pazza. E dovremmo assomigliarli, anzi dovete assomigliarli, assomigliare agli ulivi se volete essere salentini. Dobbiamo assomigliare agli ulivi, e vi spiego perché: ce li abbiamo nel DNA, non solo per l'olio che abbiamo ingerito in questi millenni, ma loro come noi hanno vinto questa terra. Apulia significa senza acqua, le civiltà non nascono dove non c'è acqua, eppure ce l'abbiamo fatta per una scommessa con la terra. Mario, non abbiamo futuro nel nostro dialetto non è una condanna, è una virtù. Il nostro dialetto non coniuga il futuro, non lo coniuga. Non ne abbiamo bisogno, viviamo alla giornata. E la nostra giornata è così ricca che non ripiega sul futuro. Va dritta, avanti, normale, il presente è già futuro. La natura lo assicura. Non c'era l'affanno.
La nostra gente era serena e tranquilla, glielo leggevi negli occhi, proprio per questo contratto con la natura. E l'ulivo è il simbolo di questo contratto. Vi racconto una breve storia dell'ulivo. L'ulivo è una pianta pazza. Se voi volete sapere l'età di un leccio, dendalizza, basta che tagliatelo contro, basta che tagliate il tronco, contate i cerchi concentrici e saprete l'età dell'albero. Ma con l'ulivo come faci? Come fai a sapere? Se la sua superficie non è un cilindro, parliamo di superfici, è la matematica del caos. Ma perché? Perché l'ulivo insegue il sole, è soltanto la mano dell'uomo che lo costringe a creare quegli incavi, quelle caverne, poi spesso bucherellate, perché il contadino deve creare dei fori in modo che le muffe non deteriorino l'ulivo. Le nostre piante vengono dalla Palestina, dal deserto della Palestina, le portarono i basiliani. Erano delle piante abituate a vivere nel deserto, non avevano bisogno dell'irrigazione e bevevano con l'umidità notturna. Noi di umidità notturna ne sappiamo qualcosa, vero? Chiediamolo alle cervicali. Ecco bene, lo sanno anche gli ulivi come hanno bevuto in questi millenni. Gli ulivi secolari sono testimonianza di lavoro non solo duro ma anche intelligente. I nostri contadini erano alchimisti. Avevano a che fare con gli elementi della natura e con gli astri, erano alchimisti, né più né meno. Avevano una conoscenza, una consapevolezza che a noi sfugge sicuramente. Forse è una colpa, ecco perché dobbiamo assomigliare agli ulivi. Ma anche badate bene alle pece. Noi ci beviamo tanto di questi muretti a secco, di queste pagliare, e poi non gli assomigliamo più. Ci stiamo omologando, tristemente, molto tristemente. È questo che dico ai ragazzini, io giro le scuole, scuole medie, scuole superiori, ai ragazzi li invito a disfarsi delle firme, dico ragazzi voi siete ulivi, voi siete pagliare, siete muretti a secco, siete strade medievali, altrimenti sarete il nulla, accontentatevi, sappiatevi accontentare di questa ricchezza, altrimenti se cambieremo non saremo più noi. Faccio anche riferimento alle strade, volevano portare strade a quattro corsie. Quando vieni all'Euca devi andare piano, altrimenti non venire. Non puoi pretendere di andare su un'isola con un camion, sull'isola ci vai con la barca. Questa è quasi un'isola, bisogna rispettarne le regole. La gente del capo è bella, lo dice un salentino brutto. Io vengo dal nord Salento, a noi ci hanno straformati. Sì, dopo la guerra ci hanno mandati anche conventi, hanno mandato i conventi per redimere i preti, guardate bene, non i fedeli. I nostri preti erano così libertini che c'era la necessità prima di richiamare all'ordine i preti, non sapevano se erano ortodossi o cattolici. E in questo lasso, da una parte all'altra, avevano la sacrestia anche con la comare. Siamo di carne, ben venga, dico io. Invece quei conventi ci hanno tolto... l'identità, vedete come parlo? Questa è la rigidità imposta da questi conventi. Ti preparano in questo modo. Hanno cambiato il Salento, invece noi dobbiamo tornare ad essere delle pietre, degli alberi di olivo, fantastici, incorruttibili. Invece noi, da turisti, quali siamo, vantiamo questa vita da spiaggia. Che poi a me mio nonno mi racconta che la spiaggia non l'aveva mai vista. Mio nonno aveva la campagna a 2 chilometri dal mare, ma aveva paura di andare al mare perché prendevi la malaria. Noi non abbiamo una memoria marinara, poi basta vedere cosa abbiamo combinato sulle spiagge. Porto Cesario, le Maldive sì, ma a Porto Cesario ci sono 7.000 case abusive. Dov'è l'amore per il Salento? L'amore per il Salento non può ridursi a una scritta Salento sulla maglietta. Ecco, così diciamo a tutti che siamo salentini. Ma chi te l'ha chiesto? O no? Chi te l'ha chiesto? Ciò equivale a disperdere energie. Si disperdono energie. Se le energie le impieghi per quella maglietta, non le impiegherai per curare la tua terra. Cosa che invece, torniamo, ecco poi mi sono allontanato. Noi dobbiamo curare la terra perché siamo ammalati, ma siamo ammalati perché è ammalata la terra. È stata troppo inquinata. Poi avete visto, no, Saviano, su Gomorra, quelle cave ce le abbiamo anche noi, non sono soltanto nel Casertano, ce le abbiamo anche noi.
Vedete, quando ci fu l'omicidio Basile, omicidio a parte, la prima cosa che venne fuori in quel di Ugento fu questa discarica. Capite? Dove c'è l'inquinamento? C'è la mafia. Corrompe il territorio, corrompe le menti. E noi dobbiamo rifuggire da questa gente. E i ragazzi sono pronti, vedete? Perdonatemi, tranne quei pochi che hanno meno di 20 anni, con gli altri sto perdendo tempo, perché noi che abbiamo la stessa età conveniamo, 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 non c'è nulla di rivoluzionario nel convenire, anzi sembra come assistere l'umerto, mi sembra l'iseto, mi sembra, dove siamo un po', dove ognuno di noi condivide la propria morte e conveniamo, conveniamo. Se vogliamo fare qualcosa dobbiamo massaggiare questi giovani, come si fa con gli atleti, prepararli al gesto atletico, incoraggiarli, tonificare i loro muscoli, corroborarli e lanciarli. E ancora molti di noi non lo stanno facendo. Io sto girando le piazze per raccogliere persone che mi aiutino. Sì. Io rappresento, io non sono soltanto io rappresento tutte le etichette, dal No al Carbone al Respiriamo Taranto. Sono tantissimi, sono tanti cittadini che si stanno dando da fare. E in coscienza vostra dovete pensare che se non li aiutate state compiendo un delitto verso di loro, ma soprattutto verso voi stessi. Verso voi stessi. E voi mangiate e bevete come loro. Ve lo ripeto, non è la terra ad essere in pericolo, siamo noi ad essere in pericolo. Fanno passare questo pensiero, la terra è in pericolo. No, siamo noi, perché noi moriamo di tumore. Se sparisce la razza umana dalla terra, la terra dopo 20-30 anni, foreste belle, le scimmie da una liana all'altra, mancheremo soltanto noi alla festa. Mancheremo solo noi alla festa. Questo dobbiamo raccontare ai nostri figli. È inutile raccontare la favola, la leggenda del Salento. Ancora oggi si propina la danza della Taranta come qualcosa di maestoso e di bellissimo. Giammai. È una danza tenebrosa, scabrosa, terribile. Chi la faceva? La faceva perché aveva subito dei delitti inenarrabili. Il 75% del tarantismo è donna. Perché? Perché le donne nei campi subivano delitti inenarrabili, venivano stuprate dai propri datori di lavoro e non potevano raccontare il delitto, sarebbe stato ancora peggio. Però se non lo racconti a tua figlia, sua figlia, tua figlia subirà lo stesso delitto. Ecco cos'è la terra del rimorso. Rimorso. Il morso non ha nulla a che fare. Siamo giunti a questo, anche come Sud, siamo giunti, diciamo, a questa miseria, perché non ce la siamo raccontata tra di noi. Poi c'è stata anche l'interruzione del dialetto, quella è stata la pietra tombale, perché almeno prima l'unonno se seccava l'une pute e ne contava li culacchi in dialetto. Era importantissimo perché c'era il sentimento di mezzo. Il dialetto è sentimento. Porsi in dialetto vuol dire porsi in modo familiare. Invece no, hanno raccontato che il dialetto era affare per ignoranti. Lo hanno tolto di mezzo. Parlate l'italiano, mica hanno detto parlate due lingue, così siete più ricchi. No, hanno detto lasciate il dialetto. Il sud doveva essere omologato a colonia interna al paese, perché il servo deve prendere le mazzate, la spramentare. Il dialetto è stato l'ultimo, poi meno male che ci sono state le ricette ci hanno salvato, eh? Sì, perché le ricette non è soltanto mangiare, ma vuol dire anche mantenere l'arapacaula, lo pomidoro, giacosa, e mantenendo quella cultura abbiamo mantenuto, diciamo, una sorta di identità. Mi sono perso. Stavamo all'ambiente, sì. Diciamo, ecco. Non è l'ambiente che si è ammalato, siamo noi quei danzatori della Taranta. Ecco perché dobbiamo raccontare. Io lo racconto ai ragazzi, che ragazzi, la pizzica è una cosa, facciamo la musica, ma la Taranta sappiate che è qualcosa di tragico. Di tragico. E dobbiamo raccontarlo, perché altrimenti la mamma che non racconta alla figlia cosa succede in campagna è come quel padre che stava nel letto di morte con la chemio, che voleva lasciare il posto di lavoro con la reversibilità al figlio. Capite? Il padre diventa boia del figlio. È atroce, è una cosa bestiale e non deve più succedere. Taranto deve essere un monito.
Taranto è il morto senza la pelle, e potete fare l'autopsia di voi stessi, di me stesso, di noi stesso. Lì Taranto è l'autopsia del sud, Taranto è l'autopsia di questa colonia interna al paese. Noi siamo ancora una colonia interna. Guardate cosa hanno combinato in Germania. La Germania dell'Est in 5 anni è diventata Germania. Sono stato lì nel 92, nel 93, nel 94. L'ho vista da quando ancora c'era il muro, finché non erano tutti tedeschi. L'ho vista anche nel 2000. Ormai sembra Shanghai, sembra proprio una delle città delle tigri asiatiche. C'è stata integrazione voluta, così come c'è stata disintegrazione voluta da noi. Lo sapete bene, prima dell'Unità d'Italia al nord non c'era la banca, c'era il Banco di Napoli. Ancora oggi la Banca d'Italia è il Banco di Napoli. Prima dell'Unità d'Italia nel sud c'erano 86 milioni di lire, al nord ce n'erano 14. Va bene, uniamola, condividiamola. No, non hanno condiviso niente. La Confindustria, gli Agnelli, i Savoia, quella gentaglia ci ha usata come colonia interna al paese. Le nostre migliori forze, e poi ci chiamano vagabondi, hanno costruito il nord. I nostri ragazzi vanno a studiare al nord e per 5-7 anni pagano l'affitto in nero e poi ci chiamano mafiosi a noi. Dicono che qui c'è assenza di legalità. Bologna l'adotta. Bologna è un'affittacamera in nero. Non sto offendendo nessuno, ragazzi. Non possono venirci a puntare il dito a dire il sud è mafioso quando si esercita la malavita e il malaffare ovunque. Vedete, così si crea una colonia interna al paese. Taranto nell'effigie. L'aria a caldo a Genova l'hanno tolta perché inquinava, perché ammazzava le persone. A Taranto non ci sono persone, allora. È un'equivalenza, no? È aritmetica, è matematica, si spiega subito. Oh, se a Genova uccide l'aria a caldo, a Taranto invece hanno fatto le leggi speciali per farci morire, in modo speciale, però, bisogna dirlo. Cioè, vi rendete conto? I ragazzi sì, se ne rendono conto. Io vi dico ciò in modo che voi li aiutate, anzi, in modo che quando i vostri ragazzi poi vi parlano, voi non restate così meravigliati. Dicono i giovani d'oggi, io ho trovato dei giovani d'oggi nelle scuole, rivoluzionari, fanno delle riviste che quando guardi il Corriere della Sera non ti viene neanche di pulire il deretano, poverino. Capite? Sono coraggiosi, parlano di mafie, di ecomafie. Giornalisti che prendono 7.000 euro ogni mese, se ne guardano bene, parlano ancora del culo e delle tette di Belen. Sì, sul Corriere, guardate, ogni giorno c'è una colonna dove c'è del gossip assurdo. E poi mi vengono a parlare i giovani. I giovani stanno facendo la rivoluzione e grazie a Dio... Grazie, ogni tanto dico grazie a Dio, sono ateo però purtroppo ti battezzano. Grazie a Dio, diciamolo, sti ragazzi stanno facendo una rivoluzione pacifica, perché è strano come ancora oggi non si è giunto ad appenderne qualcuno di quelli. Strano, ma io sono anche pacifista, rimarrei abbastanza, diciamo, inorridito da certe cose. Per questo gioisco nel vedere crescere queste creature che investono sul bello. Guardate, questi non li ferma nessuno, diventeranno grossi personaggi, saranno dei bravissimi professionisti, anche perché Taranto, rimaniamo lì perché è importante, è un ottimo campione. Lì c'è un giudice che sta denunciando tutti, ma sapete chi ha fornito le prove a questo giudice? Non sono state le forze dell'ordine. Sono stati dei cittadini, ci sono un paio di onlus, vi faccio nomi e cognomi, Fabio Matacchiera e Alessandro Marescotti sono tra i cittadini più meritevoli di Taranto. Pensate, uno di questi ha comprato una videocamera dell'esercito americano, quelle che usavano durante il Desert Storm, è una telecamera che oltre a vedere di notte con gli infrarossi è anche in grado, attraverso alcuni filtri, di individuare gas benefici, perché sapete, lì se le menavano lì, con il gas napalm, queste robe qui. Bene, con questa telecamera pare che si riesce a vedere qualcosa in più. Tu
1, 2, 3, 10, 100, 1000 video di questi ogni notte su YouTube costituiscono prove. Poi sapete, c'è la data accanto, poi c'è anche qualche operaio di buon cuore che avvisa, vedi, tra un'ora lì succede l'inferno. Quindi arrivano con la macchina, si piazzano, aprono le bocche dall'ilva ed esce tutto l'ossido ferroso. Sono delle colonne che durano 3-4 ore. A me mi è successo una volta di atterrare, a Brindisi non potevano atterrare, hanno fatto un giro su Taranto l'aereo, ed era un giorno di quelli senza vento. Quelli sono giorni di merda. Quando c'è il vento ce lo porta qui. Quando non c'è il vento, il fumo sale, arriva a 800 metri, si raffredda e decade. Sapete, come la schiuma della birra, decade. Il fumo è un fluido. Si comporta, no? Come i fluidi, come la nebbia. La nebbia va nelle valli, segue il corso delle valli. Fa la stessa cosa il fumo di Taranto. Il fumo di Taranto l'hanno trovato sui tetti di Tricase. Questo me l'ha detto il professor Seravezza, oncologo di Casarano. Anzi, lui è un mio mentore. Se io dico tante cose è grazie alla sua scienza. I suoi numeri, diciamo, mi permettono di dirvi queste cose. La gente di Tricase si ammala per i fumi di Taranto, proprio perché di notte questi fumi sono come dei draghi, devono farvi paura, perché vi portano la morte in casa, non bussano, si insinuano. Questo fumo passa anche da sotto le porte, come i film dell'orrore. Dovreste proprio sigillarvi a dovere, ma non respirereste più. Io ho comprato anche uno ionizzatore a casa, mi fa compagnia, almeno quella lo fa, però non so se riesce a pulire tutta l'aria di casa. Io abito a 13 km dalla centrale di Cerano, Brindisi, no? Io abito a Trepuzzi, ce l'ho vicinissima, ho imparato a convivere, conosco i suoi odori, le sue puzze. A volte puzza di zolfo, a volte puzza più di carbone, che è un carbone che dà un po' sull'umido, come se fosse una puzza di umido. Quando puzza di umido vuol dire che il carbone è quello cinese, che non vale una lira, lo pagano niente, e produce anche, pare, un po' di diossine. Il carbone non dovrebbe produrre diossine. La diossina si produce soltanto bruciando cloro e metalli. Però sti ignoranti innaffiavano il carbone, perché il carbonile lì è all'aperto, lo innaffiavano con l'acqua di mare. C'è l'acqua di mare, c'è incede, cloro e metalli. Capite? E ci facevano questo scherzetto. Ci facevano, per cui ho dovuto imparare, vedi? Io mica sono chimico, io ci ho messo pure 7 anni per diplomarmi, mica sono una cima. Però vivo in un luogo in cui devi prendere le misure, devi capire con chi hai a che fare. Io il mio mostro lo devo conoscere, perché lo sto combattendo, ma prima o poi glielo metterò in quel posto. Lo so, sto vivendo per questo. E sto cercando anche di convincere altri a fare la mia stessa vita. Perché se non fate così, comunque, moriremo tutti allo stesso modo, eh? Però sapete che gusto c'è nel poter dire a qualcuno: guarda, io quelli non gli ho dato scampo, con pensieri, parole, opere e missioni. Ci sono gli amici di Brindisi, no, al carbone, che sono dei grandi. Pensate, dei piccoli cittadini che mettono alle corde l'Enel, il colosso del fu Enrico Mattei, perito anche lui. Chiediamo a Pasolini come è morto Mattei. Oggi Leni viene anche a propinarci: Enrico Mattei si schiantò con l'aereo e ho detto tutto. Poi Pierpaolo Pasolini morì mentre andava a ritirare le pizze, non le pizze della pizzeria, le pizze erano le pellicole, prima le pellicole erano enormi, gli avevano rubate le pellicole di petrolio, dove parlava appunto dell'affair Mattei. E morì anche Pasolini, proprio mentre andava a ritirare queste pizze. Bene, detto questo, ci sono questi piccoli cittadini di Brindisi che stanno mettendo alle corde. E mica fanno nulla di particolare, non hanno neanche osato tanto quanto fece Mattei e poi Pasolini. Loro osservano il cielo. Basta osservare il cielo, vedete, basta poco per essere padroni della propria storia, della propria vita. Anzi, basta ancora meno subirla. E questa è la cosa assurda. C'è un piacere in tutto questo, ad essere padroni delle proprie azioni
e nel ritrovare il proprio operato magari nella cronaca del giornale. Nessuna droga può restituirvi questo benessere, questa beatitudine. Sapere che poi questo gesto non è soltanto uno sport, non è lo sport, non è che ho fatto una gara di mountain bike, ho conseguito una buona posizione e mi danno il premio. No, no. Qua stiamo parlando di garantire la vita ai propri figli, alle persone. Stiamo facendo. Non sto comprando la macchinina a mio figlio. Io sono fiero quando faccio queste cose perché appena mio figlio imparerà a studiare, a capire, tuo padre fa queste cose e vuole che le fai anche tu le devi fare queste cose. Deve essere una pratica quotidiana, così come diceva quel Manzoni, no? Ai cattolici, dovete avere la pratica quotidiana per essere bravi cristiani, per essere dei bravi cittadini che vivono in un luogo nefasto come il nostro, perché il nostro è inquinato. Bisogna avere una pratica quotidiana e un intento inflessibile. Solo questo fa paura a chi ti inquina e ti vuole ammazzare. Sono i cittadini consapevoli a fare paura. Vai a parlare con una madre incazzata e consapevole. Vai a parlare, mettigli un politico davanti e vedi che se la fa sotto, così come se la fa sotto con Sales quando vede le mamme di Brindisi dei No a Carbone. Cosa puoi dire a una mamma di Taranto che ha la diossina nel latte? Devi inginocchiarti e piangere e autoflagellarti per tutto quello che non hai fatto. È poco. Serve a nulla quando un bambino muore o quando un bambino, come è successo adesso a Taranto, nasce con il cancro alla prostata. Questa è un'aberrazione. Cioè, il cancro alla prostata lo vedi, lo prendi dopo che sei andato 1.000 volte a prostituta e non ti sei mai lavato. Perdonatemi questo passaggio breve e rozzo, ma stiamo parlando di bambini. Come fa a nascere un bambino con cancro alla prostata se non ha fatto nulla? I suoi genitori avevano il DNA modificato. Sì. Capite bene, DNA modificato. A Taranto il DNA si è modificato, non solo, il 56% delle donne ha problemi a rimanere incinta. Ecco perché i giovani cambiano. E sarebbe assurdo se non cambiassero. Questa si chiama ominazione, evoluzione della specie. La specie si evolve nonostante gli stati, le dittature, le ideologie, le religioni. Si evolve comunque, è un contratto tra la natura e l'uomo che a volte può dipendere da scoperte, architetture e quant'altro, ma a volte sfugge. E dobbiamo capire perché, come è successo per questi ragazzi, ve l'ho detto, sono cambiati per i numeri, ma neanche numeri complessi, eh? Non stiamo parlando di frattali, sta parlando di aritmetica, numeri semplici. Grazie per questa bellissima Bellissima, chiamiamola e bellissima. drammatica, però molto efficace. E questo è un aspetto, un registro. Il libro è scritto a più registri, diciamo. C'è appunto questo registro drammatico che sfocia nella cronaca nera, ma c'è anche un registro, diciamo, c'è molta poesia nel tuo libro. C'è tanta poesia di chi sente un nodo alla gola quando guarda le stelle, quando guarda appunto gli olivi, quando vede il sole tramontare, quando si trova magari in una stradina di campagna con, ne parlavamo prima, le tracce dell'antropizzazione dell'uomo. E c'è tutto questo registro che poi passa anche da una sorta, come dicevo prima, di rinascita legata a questa passione per la bicicletta, che Sì. è quasi un ristoro dopo, appunto, dopo che uno deve combattere tutti i giorni contro questi mostri, contro questi draghi, attraverso, a me è piaciuto isolare quattro espressioni, le cose fondamentali che devono fare questi ragazzi: informarsi, collaborare, poi partecipazione civile, condivisione di valori. Sono quattro cose che sono alla base di questo riscatto dei giovani. E quindi vorrei che ti soffermassi anche ora su questo aspetto, Sulla che poi, bellezza. ma non solo, anche leggevo, a parte della passione per la fotografia, ma della cucina, questo rapporto anche che si è un po' innescato da questa passione per la bicicletta che ti ha cambiato anche, o meglio, ha cambiato al protagonista di questi racconti. La bicicletta
innanzitutto mi fa restare ancora bambino, perché a 44 anni salire su una mountain bike, ritrovarsi a fare, a impennare, a salire sui colli, a saltare, a scendere dai muri, è una cosa stupenda. A parte il fatto ludico, c'è anche un altro fatto: pedalare in campagna, perché non vado per strade, vado in campagna, ricuso l'asfalto, segno del progresso, preferisco le stradine di campagna. Quando ti perdi in queste campagne, vedete, il Salento è strano, ho pedalato anche sugli Appennini, sono andato anche sulle Alpi, bene o male le piante sono simili un po', siamo mediterraneo, sono simili, no? Ma le nostre sono un po' più piccole, i fiori sono più piccoli, perché? Perché c'è la siccità, quindi si accontentano, no, a vivere con meno. È un giardino bello, grazioso, gentile, proprio la piccolezza di queste piante è come un gesto gentile in tutte queste strade rosse, ferrose, no? Ossidate dal sole e dal vento. Ti senti padrone, devi sentirti padrone, guai se non ti senti padrone di tutte queste cose belle, ti appartengono, anche perché poi queste strade le ho sparse di sudore, ci siamo mischiati l'un con l'altro. Ma non è soltanto questa poesia inutile, è anche, diciamo, il fatto che stai in un luogo, respiri, vedi il bello, il verde dà speranza soltanto a osservarlo. Ti trovi in questi posti, per cui ogni volta che vedi una lavatrice buttata, una televisione o l'amianto, è una ferita. Io porto i ragazzini ad allenarsi, la prima cosa che facciamo quando vediamo questi mucchi, li fotografiamo. Oggi le fotografie sono geotaggate, per cui quando le mandi alla forestale, che c'è la data e il geotag, è una denuncia a tutti gli effetti, guai a loro poi se non la ritirano, perché se passo fra 15 giorni e faccio di nuovo la foto, non la mando soltanto più alla forestale, la mando alla forestale e la metto su Facebook e dico che è la seconda volta che passo da lì. È già successo, quando queste cose le insegna un ragazzo che ha 13-14 anni, lo farà per tutta la vita, lo farà per sempre. Questa è educazione al bello. La campagna è stupenda, voi pensate, partire d'inverno con 7-8 gradi, la tramontana forte, il paese tutto brutto, tutti che camminano con la testa china, arrivi al mare e vedi queste onde che si sbattono. Questo è il Salento che dobbiamo scrivere, dobbiamo raccontare, non la scritta sulla maglietta. Se avete magliette con la scritta Salento, buttatela. Scherzo, ma buttatela comunque. Il bello sta lì, nelle campagne, lì c'è anche il nostro vissuto. Mio nonno mi raccontava, mio nonno diceva, a noi ci mettevano al mondo e ci sbattevano nelle campagne. Come nonno? Io pure avevo la bicicletta. A 12 anni avevo già la bicicletta e andavo in campagna. E che bicicletta era? Sì, facevo, no, non ci sono più quelle marche. E io, ma che copertoni avevi? Copertoni. Noi usavamo la suca. La suca sarebbe, no, la gomma, la pompa, quella per innaffiare. La chiamiamo di sabbia. E poi con lo fierro felato la teniamo sul cerchione. E così manco fuori, no? E poi diceva, tu dove andavi, nonno? Faceva, la campagna mia stava a 15 km dal paese. Le prime volte tornavo a casa, poi... Se tu zappi tutta la giornata, come fai a tornare a casa con la bicicletta? Rimanevo là, mi portavo le friselle per una settimana, il vino per una settimana, e stavo lì, era più il vino delle friselle. I nostri nonni ci hanno mantenuti, hanno mandato i figli all'università con il vino. Ci sono più calorie nel vino che nelle friselle. Grazie a Lumiero. E poi dicevo, e poi nonno, non avevi paura a dormire là in campagna di notte? Paura, e tutti già stiamo, tutti i miei coetanei lì stavano, e a una certa ora facevi un fischio e ci ritrovavamo sotto l'albero dei fica, sotto l'albero delle cornule, chi aveva la chitarra, chi aveva il tamburello, il violino, chi sapeva cantare, ma pure chi non sapeva cantare, stiamo tutti già e ne imbracavamo. Poi aspettavamo lo sabato, tornavamo, e la domenica siamo a Lecce, c'era lo bordello. Bordello per loro era come, imparavano a fare il sesso al casinò, era come il catechismo, no, per il sesso. Cioè, immaginare mio nonno a 12 anni in quelle campagne oscure, e oggi quando vado nelle campagne lo ritrovo, non ritrovo soltanto lui, ritrovo i suoi sedimenti. Mio nonno è morto più da 30 anni, buon'anima,
ma ritrovo pezzi delle sue ossa, dei suoi capelli, della sua pelle. Li ritrovo lì, le sue unghie. Basta guardare un albero, Deolia appunto. Mio nonno mi raccontava che quando si ferivano alle mani si mettevano un pezzo di corteccia sulla mano, e dice che suturava proprio le cicatrici, ne incugiava, e dice che poi bisognava toglierla soltanto quando era ben salda. Dice no, fa male, però quando stava ben salda vuol dire che un pezzo di corteccia ti era rimasta sulla mano. E quella, ecco perché vi ho detto che abbiamo il DNA dell'ulivo dentro. Chissà quanti contadini lo avranno fatta sta cosa. Noi dobbiamo assomigliare, la crisi, questo, la crisi ci sta prendendo a schiaffi, sta dicendo beh, i difatti gli splendidi per questi 200 anni, ok, basta, tornate a come siete stati per tanti millenni, quando il vostro dialetto non coniugava il futuro perché non avevate bisogno, non vi mancava niente, si mangiava, bevo, sì, si ammalava la gente, ma oggi non ci ammaliamo pure, la stessa cosa. A cosa è servito questo progresso se non ci dà la possibilità di viverlo? Il progresso è tale quando è per tutti, altrimenti quando è per pochi è un privilegio, non è progresso. Te lo sbandierano, te lo sbattono in faccia, però c'è sempre qualche muerto di fame che non lo tene. E a qui gini mummerare, perché potremmo tornare ad essere tutti come li parieggi. La crisi deve essere un monito, deve impararci, ci sta insegnando a vivere con meno, e dobbiamo farlo perché si può, e a condividerlo e a dare più valore. Questa è l'etica. O siamo questo o faremo schifo. Però non si può fare più schifo di così, abbiamo fatto di tutto e di più. La natura stessa ci sta intimando l'alt. Basta capirlo. Basta. Noi non siamo soltanto ragione. La ragione è importante per imparare, ma non siamo soltanto pensiero, siamo anche percezione. Guardate che il bello è una percezione, altrimenti la bellezza non può limitarsi alla simmetria della classicità, anche perché Picasso, non c'è simmetria in Picasso, eppure è bello. Non può essere così banale la bellezza. La bellezza è anche sensazione, l'amore è sensazione. Guardate, la bellezza è l'amore. Quando si fa l'amore, beh, prova a descrivere il piacere di fare l'amore. Ognuno di noi lo descriverà in modo diverso, ma è normale, che deve essere così, perché ognuno lo proverà in modo diverso. La bellezza è questo, è percettività. Dobbiamo riappropriarci di quella percezione che è stata nostra, è stata dei nostri avi, ce l'abbiamo ancora nel nostro DNA. Io per esempio lo faccio attraverso la bicicletta. Io tutto quello che vi ho raccontato lo faccio grazie alla bicicletta, ma badate, la bicicletta per me è una passione. Ognuno di voi avrà una passione che gli permette, guardate, io quando sto in bicicletta mi assento talmente che si interrompe il dialogo interno, riesco a non pensare. Guardate che è impossibile, lo fa ognuno di noi, lo facciamo soltanto nel dormiveglia. Nel dormiveglia non si sogna e non si pensa, perché guardate, il sogno prende le veci del dialogo interno. Quando non pensi, sogni. Soltanto, diciamo, nel dormiveglia si riesce ad avere il beneficio del non sogno, e finalmente ci rilassiamo. Bene, nel dormiveglia i nostri antichi dicevano che arrivava lo scarcagnolo. Vi do un indizio. Quello è un indizio per aprire le porte della percettività, della propria percettività. E aprirla significa diventare padroni di quel giardino che io descrivo nel libro, che è appunto il vostro Salento. Ma già l'avrete fatto magari chissà quante volte, e io sto qui a parlare inutilmente. Io magari solleciterei qualche domanda da parte di questo. Se non mi fate domande, parlerò ancora e vi torturo. Tra l'altro, ne approfitto per dire che sabato ospiteremo un noto economista, il professor Gianfranco Viesti. Io ho avuto il piacere di leggere, tra l'altro l'editore è lo stesso con cui ha pubblicato Nando, è un libro in cui si sfata un mito, che è quello il Sud vive sulle spalle dell'Italia che produce, falso, questo è il titolo del libro. E
prima si è parlato di mezzogiorno, e il mezzogiorno, dice, in questo concorda il professor Viesti, è un po' cioè, scaricare le colpe, le cose vanno male in Italia. È anche una maledizione. L'Italia sarà maledetta ad essere sfigata e cancrenosa finché il sud non sarà riconosciuto come territorio del paese. Volevo arrivare proprio a questa. In cui si dice, tra l'altro, in cui il professor Viesti dice, tra l'altro, che, e mi ritrovo in quella tua frase, abbiamo il torcicollo verso nord, che non va bene prendere dei modelli e calarli in un contesto come il nostro, ma non tutti i modelli sono... Tu prima mi hai parlato di una lezione che ha tenuto ai ragazzi della Bocconi. Sì, fui chiamato da alunni della Bocconi a parlare di Salento Fuoco e Fumo. Mi trovai in profondo disagio, ve l'ho detto prima, io sono ma mi piaceva divertirmi, non sono una cima. Quando mi ritrovai appunto a parlare con questi ragazzi, dissi, vabbè, io chiaramente, voi studiate economia, io fra parentesi sono uno specializzato nell'ambiente, vi parlerò dell'ambiente, di come magari un futuro imprenditore dovrà porsi nei confronti dell'ambiente, come dovrà farlo visto che appunto c'è la crisi. E dissi, magari 50 anni fa chi stava al vostro posto poteva avere una visione del mondo diversa e doveva averla, perché c'erano delle garanzie, le garanzie erano le materie prime da trasformare, il capitale lo si crea così, trasformando le materie prime e sottopagando chiaramente gli operai, altrimenti non lo fa il capitale. E sti ragazzi dicevo, vabbè, ma voi sapete dove sono i luoghi dove andiamo a prendere queste materie prime? Luoghi? Sì, luoghi. Cioè, avete mai studiato l'antropologia, l'antropizzazione, cioè come l'uomo trasforma l'ambiente, cioè come lo fa soggiacere ai propri bisogni? Queste cose non le sapete? Cioè, voi non sapete come si comporta un villaggio di 200 abitanti in Papua Nuova Guinea? Non sapete come si comportano gli aborigeni nel deserto dell'Australia? Non sapete come si comportano gli Yanomami? Allora che cazzo sta studiati, ragazzi? Così gli dissi. Cioè, se voi non capite la relazione tra l'uomo e l'ambiente, non potete parlarmi di economia. Sì, ma la Germania sta rovinando l'Italia, sta cosa la sesta, settima volta. Sì, ragazzi, ma cosa ci avete contro la Germania? Alla fine uno di questi alunni più sagaci mi fece capire che comunque negli ultimi 2-3 anni in queste scuole altro non si parla che della Merkel cattiva, che vuole strigliare gli italiani, i greci, gli spagnoli, i portoghesi, tutti i mediterranei, no? Perché i mediterranei sono quelli che agli occhi dei nordici lavorano di meno, capite? Proprio secchiate di luoghi comuni, non dico secchiate, proprio autospurgo pozzi neri di luoghi comuni. Ma cosa dici? La Germania non sarà il miglior paese del mondo, però per esempio in Germania c'è la, come si chiama? Quella che voleva la Lega, mi scappa il federalismo economico. Lì c'è vi faccio un esempio: la Volkswagen, quando apre uno stabilimento in Westfalia, lascia il 20% dei proventi, non solo le tasse, ma anche il 20% dei proventi, come una cauzione sul territorio usurato. Capite? La Fiat ce la fa. Prende soldi allo Stato, non ha lasciato mai una lira. Anzi, quando si sono divisi l'eredità, grazie a Marella, che si lamentava che la stavano fottendo, si è saputo che nell'Exor, che sta in Lussemburgo, si sono portati miliardate, e poi chiudono le fabbriche, e poi vengono a dirci che i napoletani non lavorano, quegli operai di Melfi li volevano licenziare, capito? Quella gente con il DNA storpio, corrotto degli Elkan, l'Apo Elkan, basta guardarlo l'Apo Elkan per capire che gentaglia è quella. Non voglio fare l'ombrosiano, per carità, me ne guarderei bene, però insomma dai, bisogna essere proprio con le fettine sugli occhi per non capire cosa stanno tramando questi personaggi. Capite che hanno messo in mano il capitale? E questi ragazzi invece danno la colpa ai tedeschi.
I tedeschi saranno furbi, sapranno fare i capitalisti più aggressivi degli altri, ma ripeto, comunque hanno permesso alla Germania dell'Est di sentirsi parimenti agli altri cittadini. Non si sentono cittadini in Serie B i tedeschi dell'Est, anzi sono stati favoriti anche con la moneta, perché non c'era, diciamo, un'equità di scambio. Appena, ragazzi, questa si chiama solidarietà, no, non ce l'hanno mai avuta, è da 150 anni che ce le dicono di tutti i colori, mafiosi, e poi comunque se vai a Quarto Giaro rischi che ti fanno la pelle. Io come cantante di Sound System due volte ci hanno aperto il furgone, una volta a Torino e l'altra volta a Milano. Cioè, sono i luoghi comuni che ci fanno credere di essere meno dotati degli altri. Ma io sono andato a studiarmi, a scomodare l'antropologia per capire che il razzismo non esiste. Non esistono cittadini migliori o peggiori degli altri. Se io prendo uno svizzero e un senegalese, prendo il senegalese, lo porto in Svizzera e gli faccio fare il lavoro dello svizzero, prendo lo svizzero, lo porto in Senegal e gli faccio fare il lavoro del senegalese. Ragazzi, è il tuo ambiente che ti forma, che ti cambia nel bene e nel male. Non sono gli individui che nascono migliori o peggiori, sono i condizionamenti ambientali, cazzarola. Non esiste il razzismo, non esiste un popolo migliore o peggiore degli altri. Invece a me a scuola lo hanno fatto pensare, me l'hanno fatto credere come terrone, mi sono dovuto sbattezzare da questo peccato originale di essere nato al sud. E ancora oggi ci provano, e come? Non siamo ancora integrati. C'è una vedete, oggi sono nati dei portali come i briganti, sono dei ragazzi a cui va riconosciuto un coraggio enorme. Magari qualche volta potrete trovare qualche messaggio, qualche epiteto in stile, diciamo, campanilista, ma spariranno. Ciò che vale è la scoperta e riscoperta storica che stanno facendo. Vedete, capire che non eravamo e non siamo mai state delle bestie, anzi, ragazzi, noi per 1200 anni siamo stati una nazione. Da Bisanzio in poi, da Costantino in poi, sino all'unità d'Italia, per 1200 anni siamo stati un regno progredito. Avevamo la scienza della Magna Grecia ancora in moto. Ma ragazzi, non solo, avevamo delle biblioteche enormi, ma padre Pantaleone ha fatto, cioè, oh, ancora, quando io dico che c'è Re Artù sul mosaico, come ha fatto a saperlo? All'epoca non c'era internet, questo in primariato, cioè noi avevamo un sapere enorme, mica eravamo delle bestie, delle pecore, oppure mica siamo passati da un sapere immenso poi a una caduta, no, sono i condizionamenti ambientali, ci hanno chiuso la biblioteca, non abbiamo imparato più, ma se aprono la biblioteca chi ne ferma? Questo dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi, dobbiamo preparare degli atleti, devono compiere degli sforzi, un terrone deve studiare il doppio, dovete dire questo ai vostri figli, perché ancora oggi non siamo uguali agli altri e non dobbiamo farci schiacciare. Noi non dobbiamo accontentarci del lato della luna, dobbiamo anche sapere the dark side of the moon, anche l'altro lato oscuro. Abbiamo un diritto dovere, dobbiamo essere capolavori, ce l'ha detto Carmelo Bene, e anche lui ce l'abbiamo nel DNA, anche lui è un nostro fratello, un nostro padre, un nostro avo. Non dobbiamo copiare, dobbiamo essere dei capolavori, significa etica, essere spietati con se stessi, ma essere belli, essere inflessibili, avere, diciamo, un intento inflessibile, questa è la bellezza. E la nostra terra è bella per questo, è rozza, secca, è decisa, ma proprio in questa sua decisione è bella, ecco la bellezza descritta nel libro. Ed ecco perché mi affanno ancora a parlare di bellezza, perché devo creare un esercito di ragazzi, ma già esistono, ripeto, dobbiamo soltanto incoraggiarli. Magari ce n'è qualcuno che ancora non è pronto, sapete, poi no, l'infanzia è un periodo particolare, si sta per abbandonare, diciamo, la beltà dell'essere giovane per diventare adulti, ed è difficile a volte slanciarsi, è come restare fermi sul trampolino e non avere il coraggio di tuffarsi. Invece no, dire ragazzo ce l'ha fatto quello, ce la puoi fare anche tu non sei né migliore né peggiore degli altri, sei come gli altri, ce la puoi fare.
Quello è. Quindi, se amate la vostra terra, ma l'amate, compiamo questo piccolo sforzo. Lo so che è duro parlare di malattie, so che è duro parlare di terra del rimorso, ma se noi non raccontiamo ciò che è stato fatto a noi, verrà fatto anche ai nostri figli. Questo è tutto, è semplice. Rinnovo l'invito al pubblico, se interessa. Vi faccio una lettura e poi ce ne andiamo, ecco. Dai, che è tardi. Nel frattempo, ecco, mentre individui il brano, vorrei fare un po' di pubblicità occulta alla rassegna, ma solo per dire, perché oltre all'appuntamento del 20 di luglio, il 24 di luglio avremo ospite un giovane filosofo, giovane ma affermato ormai a livello internazionale, che si soffermerà proprio su un tema che anche Nando nel suo libro tratta, che è il tema dell'economia, di questa visione ormai, di questo capitalismo che ormai ci impone anche i modelli di vita, i valori, e basta accendere la televisione per l'aggettivo che sente più, illimitato, il senza limiti. Abbiamo smarrito quel senso della misura, del limite, e un capitalismo che non ha più limiti naturali, non si pone più limiti sociali. Parlerei al passato. Il capitalismo tra poco sarà un illustre defunto, o cambierà, muterà anch'esso, tuttavia non ci sono più le risorse, e chi le ha e ce le dava, no, da chi le prendevamo prima? Vai in Cina, vai in India a prendere risorse. Tra l'altro il tema anche delle fonti fossili che si stanno esaurendo è interessantissimo, e in questo libro si denuncia anche quello che dicevi prima tu, che si è costruito un modello che comunque è per pochi, perché non ci dimentichiamo che nel mondo l'80% delle risorse è in mano al 20% della popolazione, e proprio qualche giorno fa in Italia abbiamo saputo che il 50% della ricchezza nazionale è in mano al 10% delle famiglie. Quindi questo è il modello che è stato costruito e che ci viene a volte propinato come il migliore dei mondi possibili, perché non ci sono alternative. Questa era solo una parentesi. Osano anche additarla come democrazia. Qualcuno esportarla, ancora esportarla. Intende propinarcela per esportarla, poi insomma non si può esportarla, è impossibile. La democrazia non esiste, diciamo, da 800-700 anni. Oggi possiamo parlare serenamente di cleptocrazia. È l'unico termine che si confà, perché comunque c'è una casta che non lavora e si garantisce, diciamo, dei privilegi, non solo il mangiare. Vedete, io parlavo ai ragazzi della Bocconi delle tribù, perché lì puoi osservare il fenomeno: c'è una puzza del gas, rischieremo di saltare tutti in aria? No, fortunatamente. E lì vedi, no, come nascono le caste. Quando sono nate religioni, per esempio nei villaggi, la prima cosa che veniva assicurata al sacerdote è appunto di non lavorare, perché doveva curarsi delle anime. Quindi noi siamo tornati indietro, siamo tornati alle tribù. Noi non adottiamo un sistema democratico, perché i greci, dopo aver fatto la polis, sarebbe, se non decidiamo, no, in modo democratico, cioè se non ci mettiamo d'accordo tra di noi, va a finire che ci scanniamo. Era questa la democrazia, cioè dare la possibilità ai vari quartieri e ai vari piani del quartiere di essere presenti in una certa misura. Poi magari non era neanche la misura più equa, però la democrazia era questa. Poi vabbè, i greci, se rubavi, ti portavano sopra all'isola e te mollavano a Giai, te mollavano, e lo facevano. Quindi il politico oggi non è democrazia. Sentire gli americani che parlano di democrazia fa vomitare. Uno stato militare e finanziario che mi parla di democrazia, dopo aver sterminato tra l'altro gli indiani, fa ridere. Poi vabbè, ultimamente c'hanno il presidente nero, quindi un ex schiavo che diventa
presidente dovrebbe dare la possibilità di farci capire che tutti possono diventare delle merde e basta. Questo deve farci capire Obama. Possiamo diventare tutti cattivi come lui, non il contrario. Capite? La guerra c'è ancora in Afghanistan, non ha fatto niente. La crisi finanziaria ce l'ha portata lui, i derivati ce li hanno portati loro. I derivati, sapete cosa vuol dire? Ve lo spiego io. Loro sapevano che ci sarebbe stata la crisi mondiale, ma non per colpa nostra, per colpa del... Se la Cina, l'India e il Pakistan hanno il PIL a due cifre, noi dovevamo entrare per forza in crisi. Gli americani lo sapevano. Vi ricordate la banca 121 cosa combinò da queste parti? La ricordate? Quello fu l'inizio della crisi, fu quello. Dopo quello che combinarono qui, che rubarono le pensioni a tutti i nonni nuesci, con la banca 121, arrivarono i prodotti bancari. Dopo una decina d'anni li avevano testati. Noi ci siamo portati pure Sharon Stone qua, siamo proprio polli, c'è poco da fare. Questa crisi finanziaria l'hanno fatto loro, capite? È come se il padrone del villaggio capisce che sta per arrivare la carestia, gira dalle case le persone, si prende tutto quello che c'è da mangiare, da bere e se ne lo porta a casa. Dice, beh, mo cazzi vostri, gli americani hanno fatto questo. Si stanno consapevoli del fatto che non potranno più trasformare il capitale sparso per il mondo, infatti stancignano qui, picchiano pure il petrolio schifoso catene, no? No? Hai sentito la legge nuova? Cioè, estrarranno dal fango, che è una cosa assurda e che non conviene dal punto di vista economico, ma la faranno. Si stanno chiudendo, non potranno più andare in giro per il mondo. Bin Laden gliel'ha fatto capire. Un idiota come Bin Laden ha usato i loro stessi metodi. La violenza. Solo con quando parli tra forti, capiscono solamente quel linguaggio, capiscono. Ma gli americani verso di noi possono rifarsi, verso l'Europa, e lo stanno facendo bene. Perché comunque basta vedere, secondo voi, i politici che abbiamo noi sono capaci di mettere, diciamo, di mettersi davanti per proteggerci? Come? Noi vogliamo togliere a loro i benefici? Alla Camera ne vogliamo la metà, vogliamo mandarne metà a casa, e loro dovrebbero proteggere noi? Mettetevi voi nei loro panni. Ma quello è il sistema, è stato creato apposta. Se tu giochi a basket non puoi tirare la palla col piede, a basket si gioca con la mano, la regola è quella. C'è poco da fare. La crisi ce l'hanno messa, l'unico vantaggio che può trauscire, io spero che la politica si stanchi, diventi anche impossibile intervenire, che siano stanchi. Vedete un po' come sta succedendo con le droghe di qua, le droghe di là, è da tanti anni che le combattono ma non hanno mai vinto. Tra poco le legalizzeranno per questo, perché non sono in grado di combatterle. Spero che vada a finire così con l'economia, così come è andata a finire con Taranto. Io sono ambientalista, il mio sogno era quella di combatterla, non ce l'ho fatta io a chiuderla libera di Taranto, è stata la crisi. Non ha più comandate, la Fiat non gli ordina più le coil. Le coil erano quelle molle, erano quei rotoli di acciaio, di lamiere, da lì facevano macchine e macchine. Non solo, oggi l'acciaio che viene richiesto è quello per fare i grattacieli, e con tutti i grattacieli che stanno facendo in Asia ci sarebbero volute 5, 6, 10 Ilva, ma l'Ilva non lo può fare, non sa fare l'acciaio di qualità, sa fare solamente acciaio che tra poco i cinesi sapranno fare ancora meglio. Cioè, capite, sono i numeri a cambiare le cose, e noi dobbiamo stare attenti a questi numeri, o meglio dobbiamo impossessarci dei numeri, dobbiamo avere dei numeri nostri. Siamo stati stupidi perché ci hanno detto compra 10 telefonini e ne abbiamo comprati 20, ci hanno detto compra 2 televisioni e ne abbiamo comprate 4, che bisogno c'era? Stanno tutte spente, poi ci annoiano, ci ammorbano, e questa è la crisi. Non è soltanto colpa nostra, noi poi alla fine siamo poveri esseri umani. Pensavamo di fare del bene, molte volte quando credi di fare del bene fai i peggiori danni della tua vita, ed è successo appunto questo. Ma l'uomo poi si adatta, per contro il bello della medaglia è questo: l'uomo si adatta, e ci sapremo anche adattare a questa curva discendente, perché penso che
se ha ragione Gauss, no, tutti i fenomeni hanno una curva gaussiana. È già da qualche anno che stiamo sul flesso, tra poco dovremmo iniziare a scendere, ma non penso che sarà peggio della salita, anzi da ciclista so che è peggio la salita della discesa. Ah sì, gli ulivi di Otranto, così vi convinco ad essere come gli ulivi, dovete essere come gli ulivi. Ne ho visti di ulivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale, come se la natura li avesse affidati a un artista strambo che con le sue sculture vuole esprimere solo stupore. Gli ulivi sembrano l'istantanea di un movimento convulsivo, alberi autolesionisti che si squarciano il ventre per creare caverne in cui vivono animali, insetti e folletti da cappelli rossi, gli scarcagnoli. Alberi che annodano i propri rami per ingannare le simmetrie e che anche quando il vento è assente e sono immobili appaiono fluidi e impetuosi come dervisci roteanti. Gli ulivi di queste brulle arse pianure posano come divi esibizionisti che ostentano le proprie forme sicuri di essere unici. Grazie, buonasera. Grazie a te Mario, grazie a voi, grazie Leuca, grazie a tutti. Vi lascio sulla fine del mondo, che è il miglior monito a fare i bravi.